chi non si vaccina non lavora, o meglio l'azienda può cambiargli mansioni e al limite anche lasciarlo a casa senza stipendio. L'idea arriva da Confindustria ed è esposta nero su bianco dal direttore generale Francesca Mariotti in una lettera interna che doveva restare riservata e in cui si dice che è già in corso un'interlocuzione con il governo. Mi sembra un po', come dire, un'idea sui generis. Il Green Pass anche per entrare al lavoro, impensabile per i sindacati. Maurizio Landini spera che si sia trattato solo di un colpo di caldo, ma Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro Speranza, l'idea non dispiace affatto. Il certificato vaccinale obbligatorio, spiega, è la strada giusta per contenere il virus. Finora l'ipotesi era di introdurlo per andare allo stadio o ai concerti, nei ristoranti o sui mezzi pubblici, ma la lettera di Confindustria apre altri scenari e di certo spiazza chi di solito sensibile alle ragioni delle imprese si è già schierato per la libertà di vaccino. Ti sento proposte incredibili di licenziamenti di operai, di lavoratrici, lavoratori, quindi tutelare la salute sì. Escludere dalla vita sociale domani per decreto 30 milioni di italiani assolutamente no.